Lucia Nardi, bentornata ai nostri microfoni innanzitutto per mettere in evidenza quel che stai facendo ed organizzando ultimamente, malgrado questo periodo di pandemia. E di cosa appunto ti stai occupando? Vediamo. Sì, grazie Francesco. Io colgo l'occasione per salutare gli amici e tutte le collaborazioni che sono state preziose in questo momento, perché come sappiamo, come è noto, questo periodo ci ha un po' fermati, ma noi siamo andati avanti e adesso anche le Marche, insomma, in zona gialla è una bella svolta, però non potevamo assolutamente smettere con la cultura, con la formazione, con l'arte. E infatti in questo periodo mi sono dedicata soprattutto a scrivere, ma abbiamo realizzato anche tanti progetti video di promozione e corsi di scrittura. Tra i progetti degni di nota c'è sicuramente Tra la pura bellezza, che ho creato, ideato insieme alla collega Daniela Zepponi. E Tra la pura bellezza, appunto col comune di Treia, sono stati dei cicli di incontri online che hanno voluto valorizzare le bellezze di questa cittadina, e anche attraverso delle figure di eccezione. Quali ad esempio Dolores Prato o Luigi Lanzi, e poi abbiamo un po' trattato l'Accademia Georgica. Invece lo accennavamo via audio un'altra volta con Katia Luciani, sempre attraverso questi luoghi di bellezza di Treia ho potuto declamare delle poesie e quindi riportare un po' l'attenzione sull'aspetto oltre che turistico, proprio culturale, poetico e letterario. E dicevo con Katia Luciani questa nuova collaborazione. Inoltre, stando, diciamolo, fermi a casa, ho sviluppato ancora di più tutti i progetti online e quindi con l'Hauser Cultura, l'Hauser Marche, e questo progetto anche a livello nazionale, nato all'inizio da una chiacchierata semplicemente con Mariella Carnevali, poi progressivamente anche con Antonio Marcucci e Maria Teresa Marziali, che ringrazio, abbiamo creato queste dirette su Meet con dei corsi di scrittura creativa e poetica, e poi ho un po' dato una mano con progetti, diciamo, di digitalizzazione, di apprendimento delle varie app con il progetto Io Riesco. E devo dire che con queste lezioni online ho avuto modo, perché poi ci siamo incontrati con un vasto gruppo anche dell'Hauser di Savona ad esempio, di conoscere delle persone eccezionali, e tra queste anche Anna Traverso, la cito perché lei era quella che invece a Savona già aveva tenuto dei corsi di scrittura, quindi parliamo, e non me lo aspettavo in qualche modo, di persone meritevoli che già sapevano scrivere. Io ho spesso seguito nei miei corsi, nelle mie consulenze private, qui in studio, degli scrittori, dei personaggi di interesse, però credevo di andare a fare poi un percorso più, diciamo, di base. E invece mi sono proprio stupita ad apprendere tanto dai miei allievi. E poi abbiamo anche tenuto queste dirette online col comune di Appignano sui benefici della scrittura a mano.
Sì, l'abbiamo fatto in diretta online, però con carta e penna alla mano, proprio per ritornare a questo gesto, a questa manualità molto importante che oggi si sta perdendo, soprattutto tra i ragazzi a scuola e anche come pratica del quotidiano, perché comunque scrivere ci aiuta a memorizzare, a focalizzare meglio, a rielaborare i nostri pensieri e le nostre emozioni, e quindi proprio come uno strumento di lavoro. E inoltre ho continuato a seguire individualmente delle persone che volevano pubblicare, e tra queste è uscito il libro di Alessia Maracci, dell'amica e collega Alessia Maracci, counselor e orientatrice della felicità, Donne eccezionali, che è una narrazione, testimonianza di 6 storie di donne vere. 2 hanno pubblicato col loro nome, le altre 4 con un altro nome in forma anonima, però queste storie di trasformazione, di rinascita, vanno a valorizzare quella che è la parte femminile, creatrice, intuitiva e positiva dell'essere donna. Come sei riuscita a far accettare a un'associazione come la Hauser, che io conosco bene, un progetto del genere come quello di scrittura creativa? Perché la Hauser si occupa soprattutto di persone che hanno difficoltà serie, anche di ambulative, quindi non è semplice, immagino. Sì, era nato anche in collaborazione con l'Università della Terza Età, e un po' anche per rilanciare quella che era l'attività dell'Hauser, perché spesso come personaggio un po' vado un po' anche a rilanciare queste attività. Non sempre e non per tutti è stato facile in questo momento, perché nella terza età collegarsi, quindi andare su Meet magari poteva essere un po' complicato. Per questo di pari passo c'è stato proprio questo aiuto nella digitalizzazione col progetto Io Riesco, quindi abbiamo un po' insegnato, supportato le persone a collegarsi. Anche per non rimanere isolate durante il periodo Covid, quindi come videochiamare, come sentire i propri cari, come, e quindi attraverso WhatsApp, WhatsApp Web, Zoom, Meet, e con queste piattaforme, ma devo dire che, e app, ma devo dire che già molto più di quanto pensassi, gli anziani oggi sono molto, i più o meno giovani, anzi, sono molto formati in merito, proprio perché non vogliono restare fuori, esclusi dalla società. E quindi è stato relativamente semplice poi portare questo corso di scrittura attraverso questi incontri su Meet. Però scrittura in che senso? Io sono partita da piccole cose, proprio pensando che ecco, non fosse semplice per chi non aveva mai scritto fino ad oggi, magari era soltanto curioso. Siamo partiti da come stavamo, dal condividere i nostri sentimenti, dal conoscerci, utilizzare la scrittura con questa funzione socializzante, e man mano l'abbiamo utilizzata per tirar fuori memoria, ricordi, proiezioni, per sognare, e alla fine ci siamo ritrovati tra i vari generi della scrittura, fino alla recensione, a consigliarci delle letture. E devo dire che appunto i risultati che sono venuti fuori sono stati ottimi, hanno superato le aspettative, e il gruppo che si è formato si continuerà poi a tenere in contatto.
Poi da lì qualcuno ha voluto continuare il percorso, magari privatamente, e lo raccontavo aggiungendosi a chi già seguivo, perché c'è tutto un popolo, non dico di scrittori, però di talenti nascosti che hanno qualcosa da raccontare. E io insomma posso essere quella figura, coach, writing coach, che li accompagna alla pubblicazione, proprio perché ormai con questo focus sulla scrittura sono un po' preparata, l'ho visto con me stessa per primo, sto continuando a scrivere e a portare avanti principalmente la mia attività di scrittrice, ma con questa scuola sto anche un po' formando chi vuole pubblicare. E infatti presto edita anche la Silloge di Stefania Corvatta e insomma di altre persone che sto seguendo. Lavoro con Claudia Sabbadeo, con Paola Giosuè, degli argomenti che spaziano dal sociale al medico, di qualsiasi genere, ecco. E non è soltanto un accompagnamento nel vedere nascere dei progetti che diciamo a livello potenziale già esistono, e accompagnare questi artisti, questi scrittori, questi professionisti a muoversi nel complesso mondo della pubblicazione, perché non è semplice comunque riuscire a pubblicare, a promuoversi e a parlare dei propri testi nella maniera giusta. E grazie anche alla collaborazione, alla fiducia, case editrici, riusciamo a farlo e a correggerci, soprattutto a migliorare il nostro stile di scrittura, arricchendolo, diciamo, e dicendo sempre meglio ciò che vogliamo dire. E quindi tante, tante collaborazioni e soprattutto questi progetti importanti nati anche a Treia, al Teatro di Treia, con l'Auser, che credo per me sia stato un po' un ritorno anche al territorio e alle basi, all'origine. Ne avevo bisogno e è stato anche un modo per ripartire. Vediamo un'altra cosa, adesso che Piumenta Italia è tornata a zona gialla, riprenderai anche i tuoi progetti nazionali e internazionali? Sì, sicuramente. Io già stavo, tra virgolette, scalpitando, nel senso che stavo necessitando sia a livello personale che professionale di cambiare aria. Ho una nuova raccolta in uscita, magari della quale vi parlerò più avanti, e sto anche, come vi dicevo, seguendo e scrivendo per altri progetti editoriali altrui, e quindi sicuramente avremo una diffusione a livello nazionale e internazionale, sia dei miei testi sia degli autori che accompagno. Ad esempio Alessia Maracci, questa autrice di donne eccezionali, che ho seguito per l'editing e per la prefazione dell'opera, proprio oggi, stasera alle 19, la vedremo su Anima TV, è in diretta dalla casa editrice a Milano, quindi ci siamo ripromesse presto di tornare insieme. Ora il momento era un po' difficile, però adesso da oggi, zona gialla, sicuramente le cose cambieranno. E tutti questi progetti, anche quello con Morena Oro sul femminile, delle Lucenti dei Mimurche, gli altri che abbiamo proposto a Treia nel teatro, sicuramente avremo l'occasione di farli finalmente in presenza. E poi anche tutti questi corsi io vorrei portarli in diverse location all'aperto. Due progetti importanti in presenza, come laboratori che stiamo facendo girare, sono
i seguenti. Uno, quello di fumetti, dove con Riccardo Messi io inserisco la mia parte di sceneggiatura della storia del fumetto e caratterizzazione del personaggio che faremo con i ragazzi, molto probabilmente a Caldarola, a Benevento Piceno. Insomma, ci sono questi progetti in corso non solo per l'estate, ma anche proprio da settembre. E un altro progetto interessante è quello con Tina, anzi, l'hai sentita, con l'artista e counselor Immacolata Bolzone, Sì, che ho con la quale sentito. stiamo facendo queste meditazioni martedì sera, online, gratuite per tutti. Dove tra l'altro mi inserisco con piccoli esercizi di scrittura e stiamo realizzando poi un metodo, oltre che un laboratorio, che è quello del Creative Writing Counseling, dove uniamo appunto tutto l'orientamento, le risorse, la crescita personale e spirituale del suo lavoro. Quindi attraverso il counseling, ma anche attraverso altre modalità, con la scrittura. La scrittura è intesa come catarsi, come trasformazione, quindi girare intorno a delle tematiche chiave che sono di sblocco per la persona, per la creatività, per il suo sentire, e attraverso quello che scriviamo andare oltre. Vuoi aggiungere altre cose prima di andare? Vuoi aggiungere altre cose prima di chiudere? No, semplicemente questo che è un modo anche per utilizzare la scrittura in una modalità magari più pragmatica. Ecco, molti possono, non tutti sono scrittori, però la scrittura, anche come scrittura a mano e come strumento di crescita, è un metodo valido per tutti.